A pochi giorni dalla finale di Coppa, in casa Giulianova si pensa alla trasferta di Montesilvano. Esattamente 12 mesi fa, i giallorossi si fermarono proprio allo Speziale, perdendo 2-1. Trasferta insidiosa per il tecnico Lucarelli, che dovrà fare a meno di Pera e valutare qualche giocatore non perfettamente in condizione per domani. E ci arriviamo come siamo arrivati dopo la sosta di Natale, un'altra settimana di lavoro cercando di proseguire quel percorso che abbiamo intrapreso un po' di tempo fa, anche se a fasi alterne, e per dare continuità a questa idea di provare a giocare, a dare, essere alti con la squadra, cercare di avere la giusta determinazione, perché poi soprattutto in casa, ecco, lo stadio è veramente di grande aiuto, come è stato domenica, che ci ha permesso di spingere la squadra e di arrivare alla vittoria. Per quanto riguarda situazioni infortuni, c'è sempre Pera che sta facendo la sua recupero, diciamo, riabilitativo, e non ce l'avrà almeno per altri 10 giorni. Qualcun altro ha avuto qualche piccolo acciacco, però tutti recuperabili, per, se non per domenica, per mercoledì e la prossima settimana ancora.